Ilaria Cucchi, che ci presenterà il suo libro. Vorrei dirti che non mi sono. Buonasera a tutti, intanto grazie. Per me l'occasione di essere qui è un'occasione importante, come sono importanti tutte le volte in cui ho modo di parlare, di raccontare quello che ci è capitato davanti a un gruppo di persone, perché ho capito che il solo modo, come diceva il professore, di provare a fare in modo che cose simili non accadano di nuovo è parlarne, perché nel momento in cui certe realtà che troppo spesso restano chiuse nel silenzio emergono, allora c'è qualche speranza perché non succedano più, o perlomeno perché diventi un po' più difficile nasconderle. E mi viene chiesto spesso perché hai scritto questo libro. Questo libro nasce innanzitutto dall'esigenza mia personale di in qualche modo elaborare quello che c'era capitato, perché è sempre difficile elaborare un lutto quando in più alla difficoltà che sempre si riscontra si aggiunge quella del non sapere, diventa ancora tutto più complicato, perché umanamente abbiamo bisogno di sapere per provare in qualche modo ad andare avanti, e la difficoltà in più che abbiamo avuto noi è stata proprio questa, cioè tuttora, e spesso mi tormento pensando che tanti momenti di quei 6 giorni, di quel vissuto di mio fratello, io non li saprò mai. E credetemi, è una brutta sensazione, soprattutto dopo, come racconto nel libro, dopo aver insieme affrontato tante difficoltà. Questo libro è fondamentalmente anche un atto di denuncia, come lo sono stati tanti altri, è un atto di denuncia vero e proprio, perché la gente sappia quello che ci è capitato. Sono stata anche, come dire, ho ricevuto anche delle critiche rispetto a questo libro, ho sentito in aula degli avvocati ironizzare sul fatto che adesso ci faranno anche un film. Non è così, è comunque un modo di denunciare pubblicamente l'atrocità della fine di mio fratello e l'atrocità di quello del trattamento che ha ricevuto poi la mia famiglia, e qualunque battuta o cattiveria che verrà detta certo non mi fermerà dal continuare a denunciare pubblicamente quello che è qualcosa che non doveva succedere, che purtroppo oggi so che succede, che fa parte di una realtà. Il motivo per cui tante cose continuano a capitare è proprio questo, il silenzio, perché magari la gente non ha la forza di rendere pubblico un dolore che si preferisce vivere nel privato, poi subentra magari anche un senso di vergogna rispetto a quello che è successo, insomma una serie di fattori che fanno in modo che qualcuno continui sempre a sentirsi legittimato ad agire nella stessa maniera. Questa è la vera assurdità. E allora la storia di mio fratello e la storia di quello che è capitato a noi possa almeno servire a fare in modo che qualcun altro tragga da questa esperienza la forza di fare in modo che tutto non finisca nel silenzio, perché questo che qualcuno si augura. Ma avviene, perché un po' chi ha letto il mio libro sa che racconto senza nascondere nulla quella che è la nostra storia, la storia di mio fratello, anche le verità più scomode, proprio per sottolineare quanto gli sbagli che ciascuno di noi può fare nella vita non c'entrano nulla con quello che poi è capitato a Stefano e che nel contempo capitava a noi, alla sua famiglia. Perché succedeva questo, mio fratello che aveva avuto un trascorso burrascoso per dei problemi di droga, in qualche modo aveva cercato di rialzarsi, noi non lo sapevamo, ma in realtà il problema droga non era finito per sempre come speravamo noi. Però mi sono convinta che se ce l'avessero dato la possibilità, anche questa volta insieme saremmo riusciti ad uscirne fuori. Invece non è stato così, semplicemente qualcuno ha deciso che dovevamo avere questo trattamento. Stefano è stato arrestato e stava bene, poi però siccome era un tossicodipendente è stato trattato come un ultimo. Gli sono stati negati tutti quei diritti che devono restare tali anche nel caso in cui si tratta di un detenuto, e invece no, è stato, leggo oggi dagli atti e dai capi di imputazione che Stefano è stato picchiato nei sotterranei di quello stesso tribunale dove si fa la giustizia,
Per il semplice fatto che si lamentava e chiedeva farmaci, in poche parole il mio fratello aveva rompiscato e quindi gli hanno dato. E dopodiché si è innescato un meccanismo che veramente io, tante volte penso forse si è trattato di una serie di sfortunate coincidenze, ma è veramente del tutto inappropriato parlare di sfortuna o di coincidenze. Però voglio credere che sia così, perché dopo essere stato picchiato è passato sotto gli occhi di una marea di persone che comunque sono dei pubblici ufficiali e che nessuna delle quali si è posta il problema di guardare oltre il pregiudizio, quel pregiudizio che aveva portato Stefano ad essere massacrato, e di pensare che quello era un essere umano e quindi semplicemente di fare ciò che era nel loro dovere, denunciare. Invece no, viene, passa di mano in mano, inizia un vero e proprio calvario tra celle, prigione, e vari pronti soccorsi, e poi finisce, non si capisce come e perché, in uno che non è un ospedale, è la struttura protetta del San Robertini, è un luogo di degenza, e Stefano ci finisce invece in condizioni, quando si trova in condizioni gravi, e viene portato lì con una procedura del tutto anomala, per la quale oggi c'è già stata una prima condanna nei confronti di chi materialmente andò lì in un giorno festivo, un sabato pomeriggio, con il proprio mezzo e semplicemente indusse un medico a redare un certificato nel quale c'era scritto che Stefano stava benissimo, contrariamente all'evidenza, ai certificati di tutti i medici che l'avevano messo precedentemente, che poteva stare lì. In poche parole, mio fratello è stato picchiato e poi sequestrato, isolato dal mondo, messo in un posto dove nessuno lo potesse vedere e dove c'erano dei medici che avrebbero dovuto curarlo, mentre invece non l'hanno neanche guardato, vanno a sapere durante le udienze preliminari che il primario della struttura protetta, che oggi è tra gli imputati, aveva il suo studio proprio a fianco alla cella di mio fratello, eppure neanche una volta si è degnato di visitarlo, nonostante sembra che Stefano rifiutasse le cure e il cibo. In realtà le rifiutava semplicemente perché rivendicava un suo diritto, quello di parlare con l'avvocato. Questa è una delle tante cose strane, assurde, inspiegabili. Questo avvocato non fu mai chiamato da nessuno, ma non fu avvisati noi di quello che stava succedendo, perché mentre Stefano viveva questo calvario, noi, la sua famiglia, ne vivevamo uno parallelo e venivamo sbattuti da un posto all'altro, dal tribunale, al carcere, alla ricerca di un'autorizzazione per parlare con Stefano, perché eravamo stati avvisati dai carabinieri che Stefano, che stava bene, l'abbiamo visto l'ultima volta, era stato poi improvvisamente ricoverato d'urgenza a Bertini, senza dirci nient'altro. E lì tutti i giorni i miei genitori, vedo l'immagine davanti agli occhi, i miei genitori con la valigia di Stefano, perché non aveva assolutamente nulla con sé, e tutti i giorni andavano a Bertini e tutti i giorni chiedevano di poterlo non vedere, perché veniva sottolineato che quella non era una triglia, ma almeno sapere perché era stato ricoverato. Invece Stefano è morto senza che noi sapessimo perché stava lì. A un certo punto ci fu un agente che però gli disse: ma non vi preoccupate che il ragazzo è tranquillo oggi. So che non era tranquillo, mio fratello era agonizzante, come poteva essere tranquillo con la schiena spezzata e praticamente paralizzato mentre si stava spegnendo lentamente. Mi viene da sorridere quando sento le difese degli imputati dire: però mio fratello era scontroso, aveva un carattere difficile, ma quindi non sarebbe scontroso dopo essere stato picchiato, dopo essere stato messo in quel posto lontano dal mondo, con la sensazione di essere stato abbandonato da tutti, chiedendosi perché tutti, compresi i suoi familiari, non andavano a trovarlo, e probabilmente avrà pensato che lo odiassimo, che eravamo arrabbiati con lui perché ci aveva delusi un'altra volta. Non era così, è soltanto che non ci faceva entrare. E la cosa più dolorosa è che Stefano è morto pensando che ce l'avessimo con lui, e quando invece magari sarebbe bastato vederci per avere quel conforto per andare avanti.